Buongiorno a tutti, porto i saluti dell'Ordine dei Geologi di Basilicata in questa manifestazione. E innanzitutto voglio ringraziare il Comune di Viggianello e l'Ufficio Geologico Regionale per aver organizzato insieme a noi questo momento divulgativo della cultura geologica e soprattutto della cultura della consapevolezza del valore acqua e della necessità della sua conservazione. Un ringraziamento particolare va al vice sindaco di Viggianello, un nostro collega, quindi Franco Frantuto, per l'impegno che ha profuso per l'organizzazione di questo evento. Ringrazio anche la San Benedetto per il supporto e la possibilità di visitare il loro stabilimento, che ci fa vedere una delle tante declinazioni e applicazioni dell'utilizzo dell'acqua, l'acqua come industria. Saluto tutte le autorità presenti, vedo il sindaco di San Severino, cito solo lui perché lui conosco le persone, abbiamo fatto altre iniziative del genere. Quindi il dottor Chetoni, che è consulente della San Benedetto, che conosce bene tutto l'aspetto idrogeologico, oltre ad essere un esperto di idrogeologia, ha studiato, appunto, ha seguito tutto l'iter dello studio idrogeologico per la San Benedetto. Quindi oggi è qui insieme a noi, è un onore perché ascoltiamo da un esperto tutte le tematiche e le problematiche connesse con l'estrazione e l'utilizzo dell'acqua. Quindi oggi abbiamo in questa giornata vogliamo provare a fare sintesi per far capire non solo agli addetti ai lavori, ma anche alle scuole, che saluto e ringrazio tutti i presidi, gli insegnanti che di domenica hanno voluto aderire e portare qui i ragazzi ad ascoltare e a cominciare a capire quanto è importante avere l'acqua, perché è un bene che quando lo abbiamo è tutto scontato, però se ci rendiamo conto che l'acqua condiziona lo sviluppo socio-economico di una popolazione e determina appunto la vita sulla terra, e poi capiamo che non solo questo, ma intorno all'acqua c'è turismo, cioè immaginiamo l'acqua trekking, immaginiamo le cascate che in alcune situazioni possono avere un valore particolare da essere definiti come geositi, immaginiamo l'acqua come industria, come urbanizzazione, abbiamo sentito le parole che mi hanno preceduto, insomma ci sono mille attività intorno all'acqua e questo ci fa capire che l'acqua è sicuramente una risorsa straordinaria, però nello stesso tempo dobbiamo anche capire che l'acqua va tutelata. E va utilizzata in modo sostenibile, dobbiamo fare in modo che tutto questo che oggi facciamo lo possano fare anche le future generazioni, quindi è un utilizzo dell'acqua appunto in modo sostenibile e razionale. Tutto questo deve essere fatto dall'educazione familiare, dal modo di vivere, ma anche da chi ha responsabilità di governo del territorio, con gli strumenti legislativi, con i controlli, con la dovuta attenzione al governo e all'utilizzo del territorio. Se tutto questo funziona, vuol dire che noi stiamo utilizzando bene questa risorsa. Quindi noi ci dobbiamo provare. I ragazzi, i bambini delle scuole devono cominciare a capire che è una risorsa importante e va rispettata e tutelata. A chi ha detto i lavori deve fare in modo che questa risorsa possa essere utilizzata in sicurezza. Quindi lo scopo principale, il messaggio che oggi mi sento di lanciare è proprio questo. Noi ci siamo, noi geologi siamo presenti sul territorio, l'abbiamo fatto questa giornata sul Pollino, proprio questo che lega appunto una tematica dell'acqua in un ambiente incontaminato, che è l'area del Pollino, dove vede anche l'Ordine dei Geologi sostenere il parco a candidatura a geoparco per dare un ulteriore riconoscimento di questa straordinaria bellezza e peculiarità di quest'area. Quindi abbiamo tutti i mezzi e tutte le sinergie per far sì che questo diventi un luogo unico, anche educativo. E quindi se mettiamo a sistema tutte le sinergie, attraverso l'acqua noi possiamo creare anche un punto di riferimento non solo italiano per come tutelarla, come conservarla e come poter anche utilizzarla per ricadute economiche positive sul territorio. Grazie.